una grande mobilitazione da parte proprio della Polizia di Stato. Com'è stata la giornata di oggi? Tutto pronto, immagino, anche per la giornata di domani? Vabbè, innanzitutto sicuramente ringrazio la Polizia di Stato, anche perché lavoro in duplice veste, diciamo, sono un poliziotto e sono un soccorritore, quindi grazie alla Polizia di Stato, al Centro Addestramento Alpino di Moena, che ci ha mandato giù i loro tecnici con un'unità cinofila, quindi questo è il primo ringraziamento. Per quanto riguarda il lavoro di oggi, è stato il seguito di ieri, quindi lavorare sugli elementi forniti dalle unità cinofile e dalle squadre di sondatori. Oggi la situazione meteorologica è stata durissima, abbiamo avuto vento fortissimo, freddo, che comunque non ha ostacolato, non ha fermato in nessuna maniera il nostro lavoro. Domani si tornerà su con un battipista? Domani si tornerà su a lavorare. Com'è la situazione che avete trovato su dal punto di vista della neve? Manto nevoso, corposo e sempre più duro. Infatti il georadar è riuscito a rintracciare più in profondità rispetto a sonde e cani? Il georadar ha lavorato e come noi uomini, come i cani. Io ringrazio ancora la Polizia di Stato per che ci ha fatto arrivare anche l'ennesima squadra, perché tutti dobbiamo concorrere per un'unica finalità. Riusciamo a parlare con qualcuno della Polizia di Stato, del gruppo che ha scovato la prima traccia? Scusate, vi ho fatto vedere il microfono di qualcuno. Io volevo chiedere, più che altro, oggi un'area più vasta per le ricerche, se domani si tornerà sull'area di ieri oppure se si continuerà a cercare anche altrove. L'area di ricerca è sempre quella di questi giorni, non cambierà nulla. Per adesso continuiamo a lavorare lì, le forze le dobbiamo impiegare tutte lì. Parla il mio collega, il vice sovrintendente Paolo Borgonovo. Se si presenta lei con nome e cognome ci dice che grado ha, che responsabilità, ci facilita dopo il lavoro. Allora, sono il vice ispettore Paolo Borgonovo e sono coordinatore della sezione attività alpinistica del Centro Addestramento Alpino della Polizia di Stato di Moena. È un nostro centro, è un centro unico della Polizia di Stato e si occupa di tutte le attività in cui la Polizia interviene in ambiente montano. Siamo un centro di formazione e anche un centro di soccorso, come in questo caso interveniamo su richiesta appunto in tutto il nostro territorio nazionale a portare un aiuto alle squadre di soccorso. Che cosa ha fatto il cane? Che cosa ha fatto il cane quando ha rilevato la prima traccia? Ha scavato? Ma no, diciamo che noi siamo partiti c'è stata una nostra chiamata alle 6 del pomeriggio e tempo in un'ora e mezza ci siamo riusciti a organizzare con 5 istruttori, soccorritori e un'unità cinofile. Siamo partiti, abbiamo viaggiato alle 10 di sera, abbiamo viaggiato tutta la notte e la mattina siamo arrivati qua. Siamo stati poi ritrasportati sulla valanga e abbiamo cominciato a lavorare. Il nostro cane ha lavorato come insieme a tutti gli altri cani, ha cercato e quando sente, annusa qualcosa sulla valanga, dà un segnale, dopodiché intorno arriviamo noi con le sonde, proviamo a vedere se sotto c'è qualcosa. Grazie. Prego.